Contro le occupazioni abusive, il Comune di Vigevano adotta la politica del mattone. Una delibera ha infatti dato l'indirizzo per la muratura sistematica degli alloggi che vengono sgomberati. Il protocollo prevede che mentre l'abusivo viene fatto uscire dalla porta, arrivi immediatamente il muratore a sigillare gli ingressi o in alternativa il fabbro a collocare delle inferiate. Spenderemo un po' di più, ma perlomeno eviteremo che le case vengano subito rioccupate, ha dichiarato il sindaco Andrea Ceffa commentando il provvedimento. La procedura in effetti è piuttosto complicata perché l'inquilino abusivo dopo essere stato sloggiato ha diritto a tornare per riprendersi le sue cose e in quel caso bisognerà battere la parete di mattoni e ricostruirla. Il rischio che sia lo stesso abusivo a rioccupare l'alloggio nel giro di poche ore, però secondo l'amministrazione è sufficientemente grande da giustificare l'impresa. Attualmente sono solo 5 le case popolari di proprietà del comune di Vigevano occupate abusivamente. Di queste 2 sono state effettivamente occupate con la forza, mentre per le altre si tratta di alloggi abitati da persone che hanno perso i requisiti ma non hanno lasciato l'appartamento. Gli sfratti, però, sono in continuo aumento e l'assessore servizi sociali Marzia Segua ha fatto sapere che ormai si va al ritmo di due nuove segnalazioni al giorno a vigevano per problemi riguardanti l'emergenza abitativa. È passato un anno esatto dallo sblocco degli sfratti e sono tante le procedure che stanno giungendo a termine. Si prevede quindi un aumento delle famiglie in cerca di una casa popolare e dal comune si vuole evitare di avere alloggi non assegnabili in quanto occupati abusivamente. Buone notizie, intanto arrivano dal Fondo Regionale per l'Emergenza Abitativa. Sono arrivati ulteriori stanziamenti che permetteranno un nuovo bando da 400.000 euro da dividere per tutti i comuni della Lomellina. Dall'inizio dell'anno con questa procedura sono state aiutate 900 persone con il pagamento di tre mensilità di affitto fino a un massimo di 1000 euro. Per il solo comune di Vigevano, nel frattempo c'è ancora qualche giorno per presentare domanda per i fondi per la morosità incolpevole. Il bando scade il 3 di novembre.